contro Israele, cosa che tra l'altro erano prodotti anche di Amalis, non erano agilati perché in quel momento c'erano altre priorità. Però quella volta la grande enfasi, no? Era questa conferenza molto senza sionismo, per puro caso gli era Teheran. Però ricordo i messaggi di mail ai colleghi di lavoro, a casa, e quando ho tornato, che la reazione era come se fosse stata, non lo so, a fronte, cioè, ma è tutto a posto, visto che è successo, perché è successo? C'è stata una manifestazione sotto l'ambasciata italiana, e mi fa tanto piacere, ma io sotto l'ambasciata italiana non ci sta, italiana non ci stavo, cioè, la percezione che gli altri avevano dello stare, dell'andare in Iran, è totalmente diversa da quella che poi uno prova. Io lo scorso giro di presentazione dell'altro libro concludevo sempre dicendo una cosa semplice: andate in Iran, andateci, perché non posso che credere di essere visto, di essere conosciuto, di essere studiato. Non ci andate però con la premessa andiamoci finché siamo in tempo, perché è una cosa che fa schifo, detto molto sinceramente. Questo fatto di misurarci sempre noi come il termine di paragone di tutto, un po' come si va appunto a fare il safari, questo però scrive nel libro, è una cosa abbastanza ignobile.